ragazzi, bentornati sul canale. La ricetta che vi propongo oggi è quella delle mele caramellate, ma non è la solita ricetta con il caramello, bensì è una versione un po' più light fatta con i datteri e anche vegana se vogliamo. Vi propongo anche 4 topping diversi per i più golosi e per chi vuole rimanere con una ricetta più light. Le mele migliori per questa ricetta sono le Granny Smith o le Honey Crisp. Servono anche dei datteri, contatene una trentina per 6 mele, un po' di estratto di vaniglia, del latte di cocco, un po' di sale e degli stuzzicadenti lunghi dove infilare le mele. Poi per il topping ho usato il melograno, scaglie di cocco e cioccolata, arachidi salate e delle Smarties sbriciolate. Come prima cosa lavate molto bene le mele perché hanno la cera di solito. Poi preparate un foglio di carta forno e infilate gli stuzzichini all'interno delle mele fino in fondo. Denocciolate i datteri. E metteteli in un mixer assieme agli altri ingredienti. Aggiungiamo il latte di cocco. La vaniglia. E un pizzico di sale. Facciamo andare alla massima potenza finché non diventa una crema bella pastosa che si riesca a spalmare sulle nostre mele. Se dovesse risultare troppo secca aggiungete più latte di cocco, se invece risulta troppo liquida aggiungete datteri. Partiamo con la prima mela. Stendo questa crema di datteri su tutta la mia mela in maniera omogenea. Poi prendo il primo topping con i chicchi di melograno e delicatamente li faccio aderire alla mela. Ed eccola qua. Facciamo lo stesso con la seconda mela, prima crema di datteri e poi topping, stavolta appunto sono le scaglie di cocco con il cioccolato sbriciolato, mamma che buono! La terza mela invece con le arachidi salate. E l'ultima con le Smarties. Inutile dire che Timmy, appena visto questa qua colorata con le Smarties, l'ha voluta mangiare subito, immediatamente. Adesso vanno soltanto lasciate in frigo per 20-30 minuti e il gioco è fatto. Avete visto, è una ricetta semplicissima però di grande effetto che sicuramente piacerà a ospiti, bambini e secondo me anche molto carina per decorare la casa e per avere degli ospiti insomma durante il periodo autunnale e perché no anche ad Halloween. Ovviamente potete sbizzarrirvi con tutti i topping che vi vengono in mente, fatemi sapere se la ricetta vi è piaciuta e un bacione, ciao al prossimo video!